Eccoci qui, cari amici. Questa sera ci sono di nuovo io. Non siamo nel salotto di Anna, ma siamo nel salotto di Cal. Eccolo Cal che sta arrivando, anche lui, un attimo. Eccolo, ciao Cal. Ciao Anna, un saluto, un carissimo saluto e un grande abbraccio anche se virtuale. Grazie anche a te. Spieghiamo ai nostri amici perché ci sono di nuovo io, perché abbiamo un problema tecnico. E allora abbiamo dovuto Esatto. fare la mia piattaforma, perché se per caso crolla la linea da Cal, sappiamo che ci sono io che reggo e lo chiamiamo col telefono e così voi lo potete Esatto. Purtroppo sono allora. inconvenienti che ho avuto in questi giorni che speriamo di risolvere all'inizio della prossima settimana, perché poi il 9 avremo la nostra puntata. Sì, intanto vediamo se i nostri amici iniziano a collegarsi. Controlliamo solo un momento. Sì, vedo che ci sono già diversi amici. Bene, bene. Sì, intanto vedo che si stanno collegando. Vedo che si stanno collegando, quindi allora c'è. Grazie, grazie, benvenuti tutti. E quindi allora questa sera ci facciamo una serata. Io pensavo che la facessi tu da solo, che sei un grande sciamano e tu hai tutti i titoli per parlare. E io invece questa sera allora mi divertirò, tra virgolette, nel senso che avrò piacere di stare in tua compagnia e ti farò le domande, magari anche delle domande che interessano ai nostri amici e poi seguirò le loro domande e così insomma ti farò da segretaria questa sera, Ma caro. assolutamente no, magari al contrario sono io che faccio da segretario a te. No, io sono veramente, sarò una umilissima allieva del maestro e quindi vedo che stanno aumentando i nostri amici e quindi ci faremo raccontare tutto questa sera da Cal. Sul Halloween e ci faremo raccontare soprattutto qual è l'origine, ecco, di Halloween. E Assolutamente sì. incrociate tutti quanti le dita perché la rete regga, così rimaniamo con Cale in presenza. Sì, se Facciamo magari se riusciamo a fare un'egregora un'egregora per di Cale. intenti, Bravo, quindi magari tutti riusciamo. quanti a sostenere la diretta, sono sicura che arriviamo fino alla fine e non abbiamo bisogno di richiamarti e sentire solo la tua voce. Allora, vedo che possiamo iniziare. Grazie, grazie, benvenuti tutti e benvenuto Cal. Allora, a te la parola e Grazie infinite. racconti Allora, noi questa invece sera ovviamente anticipiamo Anna una data importantissima, quella che noi consideriamo nella nostra tradizione europea, parlo di tradizione spirituale, parlo di tradizione sciamanica del continente europeo, che è appunto l'inizio dell'anno, in questo caso l'inizio dell'anno celtico. È un periodo molto importante. Qui comincia il periodo della grande riflessione. Noi entriamo in un momento estremamente buio dell'anno, perciò siamo nel pieno dell'autunno, ci avviciniamo alla parte più buia dell'anno, che è il 21 dicembre. Perciò questo è il periodo che segna un tempo molto particolare, il tempo di Samhain. Samhain è un termine gaelico, il significato è la fine dell'inverno, la fine dell'estate, scusatemi. Però noi in questa zona del continente europeo, diciamo tra la Gallia Cisalpina e la Gallia Transalpina, la festività si chiama Samonios, molto simile a Samhain, ovviamente, e questa è praticamente il nome della festività della nostra area geografica. Ovviamente questa è una festa legata a un momento di passaggio molto particolare, che è quello legato appunto al culto dei morti. In questo momento noi ci incontriamo con gli antenati. Noi incontriamo tutti i nostri antenati, tutti quelli che ci hanno preceduto, tutti quelli che hanno calpestato la terra prima di noi. Perciò noi ci riconnettiamo al nostro sangue, a tutto quello che ci ha preceduto. Perciò è un momento molto particolare, tant'è che la Chiesa, come vediamo, ha traslato questa festività molto importante con il culto appunto dei morti e poi
con il giorno dei santi. Perciò c'è questa grande connessione. In questo momento dell'anno, in questa condizione particolare, il velo tra i due mondi si abbassa. E tu qui, ovviamente, Anna, hai una componente particolare, perché conosci molte persone che si occupano di metafonia, perciò si relazionano con quel mondo, certo, che noi non vediamo, e questo è un momento dell'anno molto particolare. Ieri sera abbiamo avuto una serata bellissima di metafonia. Abbiamo avuto anche una persona così che è un po' disturbato, che poi ovviamente abbiamo bloccato, e però è stata una serata molto 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 bella, molto interessante di metafonia, dove davvero abbiamo queste conferme che oltre questa dimensione c'è altro, e che c'è possibilità di comunicare tra i vari piani dell'esistenza. Ecco. Quindi in questi giorni... Mi verrebbe di dire alle persone che si occupano di metafonia che in questo periodo dell'anno, a mio parere, questo è un mio modo di sentire, secondo me hanno maggiori possibilità di connettersi con i mondi invisibili, con l'altro mondo. Mi sono reso conto negli anni, perché celebrando in questo periodo, percepisci proprio nell'aria una sorta di... Io amo chiamarle le armoniche. Cioè, è come se... il tempo si connetta a una vibrazione metafisica dove c'è la possibilità proprio di entrare in grande connessione con il mondo dei morti. Anzi, direi un'altra cosa. Noi oggi lo festeggiamo perché il calendario ci dice di festeggiarlo oggi, ma i giorni del Trinox Samonios, i tre giorni del Samonios, perché così si chiamano nella tradizione, si festeggiava per tre giorni consecutivi. Si accendevano i fuochi, perché ovviamente si andava verso la parte buia dell'anno, e allora bisognava in qualche modo ricordare che il sole doveva prima o poi tornare ad allungare le giornate. Come noi sappiamo, le tribù e le popolazioni del passato erano molto legate alle stagioni, perciò... essendo delle popolazioni che vivevano prevalentemente di agricoltura, dovevano praticamente mettere gli animali nelle stalle, dovevano praticamente custodire le messi, esatto, al riparo le messi, e tutto questo condizionava un momento dell'anno molto particolare. I festeggiamenti erano molto lunghi, perciò si mangiava in maniera abbondante, anche perché poi si entrava proprio in una condizione di quasi di sospensione temporale. Le persone proprio non lavoravano anche meno. E infatti credo che una particolarità è che ormai nel nostro tempo ci siamo completamente disconnessi, perché noi continuiamo ad avere gli stessi ritmi in tutte le stagioni dell'anno, e questo non è normale. Nel senso che l'inverno è fatto per stare fermi, per accudire quello che abbiamo praticamente prodotto durante l'arco dell'anno, anche se non siamo tutti agricoltori. Però ci deve essere un momento in cui l'uomo si ferma e fa delle riflessioni anche interiori, cioè che fa delle somme di quello che ha fatto durante l'arco dell'anno. E noi purtroppo siamo abituati a correre, 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 in continuazione, fino addirittura al giorno prima di Natale. Cioè, ci prendiamo delle pause estremamente brevi, e questo, secondo me, non si sposa, non ci fa bene, anche a livello spirituale. Vabbè, questa era una mia breve parentesi. Certo, senti, una cosa volevo chiederti, perché abbiamo iniziato a parlare, no? Vogliamo collocare proprio geograficamente, ecco, questa tradizione e questa ritualità? Appartiene a tutto il continente europeo, ma non solo. Non so se avete fatto caso, in Messico, nell'America Latina, proprio in questo periodo ci si maschera anche con la faccia da teschio, si dipingono i volti dei bambini da teschio. Perciò questo periodo dell'anno
si sposa con molti continenti del nostro pianeta, proprio perché a livello vibrazionale, in questo periodo dell'anno, le porte si aprono proprio, cioè il velo scende. Quella barriera che divide questi due mondi è più permeabile, cioè si può entrare con più facilità. Infatti, bisognerebbe spiegare che la tradizione, quella che oggi scherzosamente molti ovviamente pubblicizzano, specialmente negli Stati Uniti, Halloween, cioè il mascherarsi da spiriti oppure mascherarsi in genere, perché poi non è detto che tutti si mascherano da spettri oppure da teschi, da scheletro o da strega. Nel senso che nella tradizione, proprio perché in questo momento, in questo tempo, la barriera tra i due mondi era così sottile che si aveva il timore che i morti entrati in questa dimensione prendessero possesso dei viventi. Allora si mascheravano per non essere riconosciuti, per essere scambiati per degli spiriti. Perciò è una tradizione molto forte, una tradizione che è rimasta anche nella nostra cultura cattolica, non si è completamente dissolta. Nella tradizione, per esempio, sai, ci sono i dolcetti, le ossa dei morti, oppure si lasciano le castagne e il bicchiere di vino la notte dei morti. Davanzali o la tavola apparecchiata. Ecco, sono tradizioni ancora molto forti, molto vivide nel nostro territorio italico. E allora perché non onorare questa festività? È forte, e allora è giusto che conoscano le vere tradizioni. È normale che sia diventata con il tempo. Noi siamo una società capitalista e di conseguenza il consumismo ha fagocitato anche questa festività, come il Natale, la Pasqua e tutte le altre festività sacre. Questo non dico che sia normale, ma è ovvio che in una società del genere, ovviamente, per il Anche dio denaro si faccia questo. se quest'anno Cal, cioè dolcetto scherzetto, non si può fare. È vero, è vero, è vero. Infatti, Sì, i miei figli che erano abituati, esatto, i miei figli che erano abituati, specialmente il più piccolo che ha 12 anni ancora, ormai l'altra è maggiorenne, anche se vivono questa festività in maniera forte, perché noi sono più di 30 anni che festeggiamo in questo momento, perciò loro sono cresciuti con questa ritualità, nel passare degli anni. Perciò la sentono molto. Ecco, però adesso tu te la racconti bene, ecco, quella che è la ritualità autentica, non il dolcetto scherzetto che abbiamo fatto No, da altri, assolutamente. ma Noi fe vediamo un po' l'origine. Allora, Anna, noi festeggiamo Samhain, è un momento di grande energia, il suo simbolismo è complesso, è profondo. Come posso dire, si getta di nuovo il seme nella terra, dopo questo lungo cammino che praticamente sotterraneo fa il seme per riemergere, a nuova luce, un nuovo tempo. Insomma, a livello simbolico, la natura proprio ci dice: entriamo, scendiamo nelle viscere, nel buio della tenebra, perché proprio lì il nostro inconscio poi può ricercare la luce e può vincere su ogni tipologia di tenebra. Questo è un momento molto particolare che ognuno di noi dovrebbe vivere in maniera Intima. estremamente intima, deve proprio viverla carnalmente questa festività. È la ricerca del proprio sé, è proprio ricercare le proprie radici. Samhain è una festa che segna proprio il completamento di un ciclo evolutivo. La ruota dell'anno è una cosa fondamentale, come ho detto già nelle altre puntate. Noi la viviamo quotidianamente, dalla mattina che ci alziamo alla sera che andiamo, che torniamo a letto per dormire. È un continuo, la ruota gira in continuazione e noi non possiamo fermarla. Però il nostro grande difetto è che non ci fermiamo mai a metabolizzare quello che ci accade. Questa festa è una festa legata al buio, legata alla tenebra. Noi lo sappiamo che la vita nasce nella tenebra per poi germogliare alla luce.
È un periodo dell'anno estremamente magico, è una festa del fuoco di grande importanza, di pace, di correlazione con i nostri antenati, l'ho già detto prima. Questo è il momento proprio delle profezie, perché i nostri antenati vengono per darci i messaggi. È per quello che prima dicevo a chi si occupa di megafonia, questo è un periodo, esaltante, perché i nostri antenati vengono e ci danno le loro risposte. Sì. In Europa questa è molto sentita, specialmente nei paesi scandinavi. Sì, guarda, io la vivo in maniera molto carnale perché sono molto legato ai miei antenati. Tu pensa, io ti ho raccontato che mia figlia ha una disabilità, no? Ti ho accennato. Lei ogni Samhain mi dice: papà, questa sera arriva la nonna, arriva il nonno. Lui cita tutti quanti i nomi dei parenti che ormai sono defunti. Per lei è veramente è qualcosa che vive con grande felicità, perché aspetta che loro arrivino. Infatti mi dice: ma stasera io sogno la nonna. E tutti gli anni mi dice questo, ormai a 18 anni, da quando insomma aveva 7-8 anni, che cominciava già a capire meglio certe cose, ha cominciato a entrare in questa dimensione. Vorrei dirti una cosa, caro Carlo, ma voglio dire, non è solo questo il periodo del Capodanno celtico dove i contatti con i nostri cari, insomma, possono venire, no? Certo. Questo dovrei essere più corretto di dire: questo è un momento più propizio. Ecco, esatto. Solo questo. Difatti, chi si occupa di questi rapporti con i vari piani dell'esistenza in queste date, proprio seguendo ecco, questa tradizione, sanno che c'è una possibilità no, di maggior contatto. Ecco. È un momento un po' come lo è per la tradizione buddista, per il Wesak, dove in quella data del Wesak, che è una festa mobile perché è legata alla notte di plenilunio, della la prima notte, il primo plenilunio della costellazione del Toro, e Sì. cambia ogni anno. E in quel momento lì c'è proprio questo grande avvicinamento tra il cielo e la terra, cioè il Cristo, il Buddha che si avvicinano, no, ecco, all'umanità. E la stessa cosa è quel che per quanto riguarda quello che tu stai dicendo, no? Noi lo dovremmo considerare un momento fuori dal tempo. Sì. Ci permette di comunicare con gli esseri che ci guidano. Ci permette di avvicinarsi a una coscienza di un nuovo tempo. Vorrei trasmettere quello che io provo intimamente per questo momento. Poi c'è da considerare una cosa, che le persone a cui non danno mai attenzione o pochissima attenzione, è che noi nel nostro emisfero boreale stiamo vivendo questo momento, che è il momento del Samhain, mentre nell'emisfero australe qui si vive la festività opposta, che è quella di Beltane, la festa del principio maschile e del principio femminile, dove le persone si accoppiano. Sì, che tu avevi accettato nel tuo nella tua Esatto. esatto. E viceversa succede poi quando il Samhain si festeggia nell'emisfero australe, noi nell'emisfero boreale festeggiamo appunto Perciò non c'è una disconnessione tra queste due festività. Noi festeggiamo gli equinozi e i solstizi e loro fanno il contrario di noi. Perciò bisogna capire che questa dualità si vive contemporaneamente, energeticamente è connessa, è collegata. Cioè, questo è il momento del piantare il seme, ma dall'altra parte del nostro emisfero è il momento in cui il maschile e il femminile si incontrano. Bellissimo. Perciò c'è una grande connessione, c'è una grande vitalità, c'è una grande esplosione di energia.
Ma quali sono i rituali che vengono svolti Allora, c'è in particolare dire, i nostri amici si stanno connettendo, che vedo che stanno aumentando, che quindi sì. stiamo cercando di spiegare, cioè, sta spiegando a noi, grazie alla sua conoscenza, qual è la vera storia e qual è la vera origine, ecco, di Halloween, che noi siamo abituati a celebrare molto, diciamo, molto più intorno alle tavole, con gli abbigliamenti, e senza magari, ecco, appunto, conoscerne la vera realtà. Quindi il rituale, ecco, che viene messo in campo quando si Il rituale che si svolge, allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Nell'ultima puntata che ho fatto, ho parlato di come ci si orienta. Perciò Samhain, come tutte quante le feste della ruota dell'anno, ha un posizionamento molto preciso, che è nord-ovest. Perciò tra la porta dell'oltretomba, che è l'ovest, e il nord, che è la morte. Perciò ci sono queste. È la porta di mezzo, è il passaggio. Stavo per dirtelo, una porta di mezzo, quindi. Esattamente. Ecco perché questo è il periodo propizio per parlare con gli antenati. Perciò si entra ovviamente nel cerchio che si realizza, c'è una posizione all'interno del cerchio in cui si entra all'interno del luogo dove si elabora il rito. Ognuno ha una parte, ovviamente ci sono gli elementi, ognuno rappresenta ognuno dei componenti del gruppo che partecipa al rituale. Ognuno di questi sono gli elementi, perciò la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, in questo caso anche le direzioni, perciò l'est, il sud, l'ovest e il nord, oppure rappresentano anche gli animali totemici, perciò l'orso per il nord, il falco per l'est, il cervo per il sud e il salmone per l'ovest. Questo nella nostra tradizione europea, ovviamente. Perciò ognuno di queste persone ha un ruolo. Si richiamano gli antenati, in particolare c'è una figura molto importante che è la Hailak, praticamente è la donna anziana, ed è lei che praticamente passa attraverso il cerchio e comunica. Fa il suo presagio, no? E dice quello che sarà il tempo. Molto spesso, lo so che è difficile da credere per alcuni che stanno ascoltando la nostra trasmissione, ma forse tu puoi interpretare meglio questa cosa. Qualcuno arriva, attraversa la porta e partecipa al rituale. E ovviamente predice o dice qualcosa a qualcuno dei partecipanti nel rituale. Perciò c'è una stretta connessione con gli antenati, cioè si vive proprio dico una cosa che contrasta con quello che voglio comunicare, una carnalità, nel senso che lo vivi fisicamente, anche se lo spirito della persona si manifesta. Ma Non lo vedo, ovviamente no. È un momento molto particolare. Il fuoco poi è al centro di tutto il rituale perché rappresenta quella porta di connessione. Perché molto spesso noi pensiamo che gli inferi e il mondo dei morti sia un luogo in questo caso caldo, no? sì. Mentre non è così, il mondo dei morti è un luogo freddo, sterile, almeno così nella rappresentazione dei culti del continente. Sì, ecco. Noi accendiamo il fuoco all'interno dei morti, in quel momento a prendere un po' di calore di quel fuoco, che gli dà la possibilità di farlo perdurare per tutto il periodo fino a quando torneranno al Samhain successivo. Senti, ma non c'è la visione dell'anima nello sciamanesimo? Mi ripeti la domanda, scusami, Anna. È stato anche un momento in cui ti ho un po' perso. Speriamo che non. È per questo.
No, 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 è per quello, è andata giù la voce, non ho capito quello che hai detto. Ho capito solo anima e poi non. Non c'è quindi invece una percezione dell'anima, cioè, e quindi dei nostri cari, ecco, come noi ad esempio siamo abituati, soprattutto qua sul focus del mistero della vita, quindi la visione che si ha è che noi siamo principalmente un'anima, quindi finisce il corpo, però continua a esistere l'anima, il contatto che l'uomo ha è poi un contatto con la parte spirituale, ecco, dei nostri. Allora, Anna, io ho una mia, ma non è un'idea, ho una mia convinzione, che l'anima è qualcosa che è stato praticamente coniato e arrivato in un secondo momento, quando ormai il cattolicesimo aveva preso piede. Nelle culture animiste si parla più di spirito. Non si parla di anima, e perciò lo spirito dei defunti in questo caso è questa la relazione che noi abbiamo con le persone che non sono più su questo piano. L'anima, secondo me, è un po' come la copia a carta carbone dello spirito che si è fatta in un secondo momento, in un secondo tempo. Nella nostra civiltà, ma nelle culture animiste l'anima non è contemplata, è contemplato solo ed esclusivamente lo spirito della persona. Certo, l'animismo non prevede questo, ma mi hai fatto tanto pensare, forse tanti nostri amici, tra l'altro li ringrazio perché vedo che continuano ad arrivare, se avete delle domande da fare approfittatene, mentre sono qua. Mi hai fatto ricordare, tanti forse l'avranno visto, questo cartone animato molto bello, Coco. Non so se tu l'hai visto, Coco. Un cartone animato. Ah, sì. Sì, l'ho assolutamente visto. Praticamente riprende quello che dicevo prima, no? Della cultura latina. Sai, anche a me è piaciuto anche molto un film. Adesso mi sfugge una parte del titolo, Before Christmas. Che è stato fatto già qualche anno fa, dove c'era Renato Zero che faceva la voce di uno dei personaggi. Quello è stato veramente molto bello. E trovare anche Coco, come dicevi tu, far sì che le persone si relazionino con il mondo dei non viventi, Il fatto di dove ha. no? Il fatto che dovevano ricordare i loro cari, altrimenti. È certo. Guarda, Anna, c'è una poesia. Scusami, interrompo. C'è una poesia, non so neanche se chiamarla poesia. Prendo soltanto una cosa, Anna, scusami. Melatonina. Ti metti la sveglia per ricordare, tranquillo. Anche io qua. Ecco, vi voglio leggere questa cosa che per me è veramente molto particolare. Nei 3 giorni del Samonios si recita questo: in queste notti brindate per i morti, dite i loro nomi, voi che li avete amati, anche se non li avete mai conosciuti. Nominate i vostri antenati nel sangue. Nominate i vostri antenati nello spirito, nominate i vostri antenati nella tribù e nominate i vostri antenati nella fede. Ricordiamoci, che non sono dimenticati e ricordiamoli loro che non sono ancora amati. Cioè, che sono ancora amati, scusami. Ma ad esempio, i nostri amici, se qualcuno volesse seguire questa tua tradizione, cosa potrebbero fare a casa? Cosa potrebbero? Fare a casa, ad esempio, tanti nostri amici che ci stanno seguendo. Ma guarda, fare anche una piccola meditazione, accendere una candela,
Io prediligo, questo è un momento che è legato all'oscurità, è legato alla tenebra, però non farlo, perciò non farlo di giorno, ma farlo assolutamente di sera. Se hanno un piccolo spazio all'aperto, sarebbe meglio. Nel senso che io racconto la mia realtà, Anna, nel senso che io esco fuori di qui, poi specialmente domani. Ci sarà la luna piena, ci saranno le stelle, tra l'altro ci verrà donato questa giornata bellissima di cielo sereno. Sì, ho Perciò visto, se, sarà bellissimo. ecco, accendere un fuoco, fare una piccola meditazione, ricordare i propri antenati, le persone che non ci sono più, anche quelli che non si sono conosciuti, perché comunque nel nostro sangue loro esistono, loro hanno lasciato una loro memoria. E questo è un momento per cui loro sono sempre lì, sono sempre presenti. Questo momento serve soltanto a far sì che loro possano darci degli indizi, degli spunti, per quello che è il proseguo della nostra esistenza. Ma loro sono sempre presenti perché sono nel nostro sangue. Noi intimamente li sentiamo tutti i giorni e i nostri comportamenti sono parte della loro memoria. Perciò, anche se qualcuno di noi è arrabbiato con i propri parenti, con i propri papà che non ci sono più, o con le proprie mamme, io credo che questo sia un momento particolare. E devi solo ricordarli nel bene, devi solo ricordarli amandoli, nulla di più. È un momento di grande vicinanza. Diciamo che quindi, volendo, cioè, se non si può, so che voi fate il rituale all'aperto, no? Con il fuoco. Sempre, Anzi, qualunque tempo atmosferico ci sia, noi lo facciamo. voglio cercare, perché mi hai mandato delle foto, Sì. dove si vede, eccolo qua, forse questa. Vediamo. Dice, è giusto? È giusto? Questo è un rituale che viene svolto in un luogo in Scozia, all'interno di un cerchio di pietre antico. Proprio nel periodo del Samonios, ma perché i cerchi di pietre ovviamente rappresentavano la ruota dell'anno e molti di questi luoghi erano anche luoghi di sepoltura, perciò dove venivano sepolti i componenti della tribù, in questo caso capi tribù o le mogli dei capi tribù, oppure i guerrieri, le persone importanti all'interno di questo cerchio, perciò era il luogo dove si era più in vicinanza proprio fisica, perché erano sepolti lì, ma era anche il luogo dove si incontravano. E perciò c'era questi antichi rituali che in Scozia tutt'oggi fanno ancora. Sì. E quindi, cioè, per ritornare invece a noi, alla nostra realtà, potremmo dire che appunto i nostri amici a casa, domani, basterebbe accendere, come tu dici, un fuoco, quindi se uno accende delle candele. No, no, ma capisco che uno vive nella sua condizione, se è in un appartamento accendo una candela. Io direi non accendete una candelina piccola, le tea light, perché si consumano con estrema fretta, cioè un paio d'ore, poi lasciare una candela magari in un luogo di sicurezza, metterlo in un piatto, magari in un piatto fondo, perché anche se si scioglie. O se cade, cioè non succede nulla, non abbiate paura. Io sono 30 anni che tengo candele accese, ceri tutto il giorno, vado via per dei giorni, la casa non si è mai incendiata. Cioè, ho l'altare che vive quotidianamente con le candele accese, perciò non. Io sempre le candele accese. Se Appunto. mi Penescu scrive, gli antenati rimangono le nostre guide spirituali. Assolutamente sì, sono una parte delle nostre guide spirituali. Poi specialmente se poi intraprendi un percorso sciamanico, non sono soltanto i tuoi antenati, ma sono anche gli animali di potere, sono anche le divinità, sono i custodi dei luoghi sacri, che diventano tuoi maestri e che diventano tuoi aiutanti nel tuo percorso. Sto leggendo un'altra nostra amica che ci dà come dire, una comunicazione di servizio, Emanuela Slanzi. E comunque è utile perché forse tanti non lo sanno. Un po' fuori dall'argomento, scrive Emanuela, ma ricevo
questo messaggio. Come comunicato dai mezzi di informazione, le autorità competenti hanno disposto la chiusura dei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre per via della rapida evoluzione della situazione sanitaria e della preoccupazione per i rischi correlati ai momenti di incontro e convivialità tra familiari e parenti che tradizionalmente si verificano in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti. Allora dico questo alla nostra amica: abbandonate i cimiteri, ma non abbandonateli soltanto l'1 e il 2 novembre, i vostri antenati ricordateli tutti i giorni, e domani sera potrete e avete la possibilità di vivere un approccio più intimo con i vostri antenati, più che al cimitero. Ci sta chiedendo Rita, ma i 3 giorni partono da domani del Samhain? Allora, sì. Partono praticamente da questa notte, 30, 31 e 1. Difatti noi l'abbiamo voluto fare adesso proprio per quello. Perciò diciamo che noi apriamo i festeggiamenti del Trinox e Samonius. Noi stiamo rispettando la vera tradizione, no? Perché tutti... Esatto. Anche se poi il vero Samonios non sarà domani, Sì. I 3 giorni del Samonios saranno 11, 12 e 13 di novembre. Per quale motivo? Perché anticipano la luna nera. Sono i giorni che anticipano la luna nera, sono l'ultimo quarto. Perché il Samonios, essendo una festività legata alle tenebre, si festeggia in luna nera. Quindi noi adesso abbiamo la luna piena domani sera. Noi abbiamo la luna piena perché ovviamente tradizionalmente, seguendo il calendario gregoriano, questo è il mese, cioè da stasera comincia il mese celtico di Samonios. Sì. Da domani sera, che è la luna piena, perciò da domani sera comincia il mese celtico di Samonios e nell'ultimo quarto prima della luna nuova si festeggia. Proprio perché bisogna essere nelle tenebre più totali. Senti, una nostra amica che scrive, mi manca Carmela, Carmela sì. Maggia dice, mi manca tanto la mia mamma. Cosa diresti tu da grande capo dei druidi rispetto a questo vissuto che noi abbiamo nei confronti dei nostri cari e quindi... della convivenza con questa assenza, no? Perché una presenza assenza è sempre una presenza invisibile, solo che noi la consideriamo un'assenza perché non riusciamo più a contemplarla tante volte con la nostra vita. Anna, cosa posso dire? Io personalmente scriverei una lettera alla mia mamma defunta. Bello, anche io farei. Grande. Scriverei una lettera e le comunicherei tutto l'amore che ho e che ho avuto per lei. E scriverei soltanto dei momenti belli. Nulla di più. E poi cercherei davanti a una candela fare una piccola meditazione e di parlarci proprio. Come se fosse lì con me. Perché è lì con me. Certo. E magari dire anche quelle cose che non si sono mai dette d'amore mentre erano vicino a noi. Eccellente, Anna. Anna Maria Squerigiani, che è la nostra cara Anna Maria, tanto, la nostra relatrice, lei dice, ma al cimitero c'è comunque il loro corpo fisico che abbiamo amato. Certo, però lì è come un tronco d'albero che è marcito, che si è dissolto. Quella materia lì si è trasformata, si trasformerà in altro, specialmente se sono seppelliti in terra, perché nei loculi c'è poco da trasformare. E infatti io personalmente credo che nella terra sia migliore, proprio perché la materia si trasforma, si rigenera e può dare nutrimento a nuova vita. Noi abbiamo questa grande fortuna che il nostro corpo, il nostro organismo, sia se veniva
bruciato dopo la morte, che se veniva seppellito in terra, c'era questa trasformazione che dava la possibilità comunque al corpo fisico della persona di trasmutarsi in qualcosa che poi sarebbe rinato. Questo. Carlo Iengo, lui rifà questa domanda e dice: ma perché si festeggia nel periodo delle tenebre? È molto semplice, perché in quel momento dell'anno, in quel tempo dove ci sono le tenebre, è più facile avvicinare le entità che non sono più su questo piano. È proprio un fatto fisico, è un fatto di vibrazione. Io vorrei ricordare sempre una cosa alle persone. Sai, Anna, molto spesso, e credo che questo la New Age, perdonatemi, ma ha fatto dei danni non da poco. La luce è certo che noi, se scegliamo una via, è quella dei guerrieri di luce. Però se non ci rapportiamo con le tenebre, perché questo, come dicevo prima, è un periodo di introspezione del nostro sé interiore. E soltanto nella tenebra puoi guardare bene e puoi vedere meglio quello che veramente sei tu. La luce, il sole, la folgore bruciano, annientano, folgorano, dissolvono. E noi non dobbiamo scordarci che l'universo, per il suo 99%, è composto da tenebra. L'1% della luce che c'è nell'universo poggia sulla tenebra, perciò la luce non potrebbe vivere, non potrebbe esistere se non ci fosse tenebra. Questo le persone se lo devono mettere, se devono avere una visione ben chiara di questa dimensione. Il seme che noi piantiamo nella terra decide di crescere, decide di emergere alla luce, ma perché viene la sua gestazione nella tenebra più totale, nel buio più totale. È la tenebra che è il nutrimento della luce, non il contrario. E diciamo che forse c'è un aspetto interessante da tenere presente, che tendenzialmente noi quando parliamo di tenebre parliamo di cose negative, parliamo del male. Sbagliato, non è così. Questa è una visione cattolica, perdonami Anna, cioè tutto quello che è nero, tutto quello che è tenebra è associato al cattivo, ma non è così. Per esempio, nella tradizione animista del continente europeo, il corvo è il messaggero di Artù, è il messaggero del re. Invece la Chiesa l'ha traslato come l'animale demoniaco, come il gatto nero, come la civetta, che invece era il simbolo di Inanna, perciò della veggenza, del vedere tra i mondi. Capisci? Tutto quel simbolismo che dava la possibilità all'uomo di mettersi in relazione con i mondi non manifesti, per la Chiesa è diventato nefasto, il male, ma non è così. Mi hai fatto ricordare, sì, concordo. Adesso poi ti leggo altre domande dei nostri amici, ma mi hai fatto ricordare una cosa che hai detto prima, che durante questo rituale c'è una donna che varca. La Kailak, sì. Esatto, ecco. Vestita di nero, ovviamente, è la donna anziana. Sì. È significativo, cioè il fatto che sia una donna, non un uomo anziano. Ma questa è una festa prevalentemente femminile. È assolutamente femminile. La tenebra è femminile. Il culto femminile è come il crogiuolo. È certo, il calderone. Che accoglie e che cura. E trasforma, esatto, è proprio questo. Perciò non c'è nulla di male nella tenebra, no, nella maniera più assoluta. È l'associazione che è stata fatta praticamente dall'arrivo della cristianità ad oggi. È sbagliata, è assolutamente sbagliata. Allora, c'era una domanda che ho letto prima. Allora, Rita Zaniboni, no, aveva scritto: mio figlio ha lasciato il corpo 6 mesi fa e questa conferenza mi aiuterà ad essere vicino a lui. Scriverò a lui una lettera.
E se avete altri consigli, vi accetto volentieri. Grazie, di serita. Sono felice per Rita, dispiaciuto per il passaggio di suo figlio in un'altra dimensione non manifesta, però deve essere serena, perché in questi momenti ha la possibilità di sentirlo sicuramente più vicino e ha la possibilità di comunicargli tutto quello che lei sente. E credo che in questo caso, per quello che scrive, non potrà che comunicare amore nei confronti di suo figlio, nulla di più. Bruno, Pinzago, che dice: ogni anno festeggiare San Muni porta ad avvicinarsi sempre di più ai nostri antenati, anche se per ogni rito svolto durante la ruota dell'anno vengono richiamati e poi si è interrotto. Bene, è una sua conferma, insomma. No, certo. Gli antenati sono sempre presenti durante i riti delle 8 feste dell'anno. Ma in questa festività, l'inizio dell'anno celtico, è proprio è la festa dei nostri antenati. Senti, ma e tu che cosa farai quindi domani sera a casa? Domani sera avevo una speranza di invitare diversi amici, che ovviamente si occupano di druidismo anche loro, amici druidi che insomma... ci frequentiamo da diversi decenni, ma purtroppo per questa situazione del rientrare, sai, in un certo orario, abbiamo deciso di festeggiare ognuno nei propri distretti. Io ovviamente, come tutti gli anni, lo festeggio con la mia famiglia. Saremo nel bosco, dove abbiamo il nostro cerchio di pietre, dove ovviamente accenderemo il fuoco, dove ovviamente faremo le offerte ai nostri antenati, che lasceremo poi in casa per la notte. Le offerte sono le castagne, le noci, tutti i frutti, la zucca, tutti i frutti di questa stagione, il melograno, la melagrana. La melagrana, parliamo di questo, del grande significato di questo frutto. La melagrana è un frutto legato proprio a questo periodo storico, che è legato proprio al seme della vita, e poi, essendo rosso come il sangue, è proprio legato agli antenati, cioè al sangue che scorre nelle nostre vene, legato alla memoria degli antenati. Tra l'altro, una cosa che avrei detto poi nelle puntate successive, ma trovo giusto dirlo in questo contesto, in questa puntata con te. Noi siamo abituati, per esempio, a tagliare la mela nel senso verticale. Sì. Questo è un modello che è arrivato con l'avvento del cristianesimo, perché se voi tagliate la mela per orizzontale, all'interno della mela si forma il pentacolo. È vero. Allora, per abolire tutto quello che era fatto dal paganesimo, hanno cominciato a tagliare la mela in senso verticale invece che orizzontale. Ma la mela si è sempre tagliata in orizzontale, proprio perché è legato al frutto degli antenati, perché mette in relazione ogni volta che si mangia o la mela o il melograno, perché anche nel melograno, se lo tagliate orizzontalmente, forma un piccolo pentagono al centro. E sono i frutti legati agli antenati. Vuoi spiegare ai nostri amici, cioè, il valore del pentagono? Il pentagono è legato agli elementi connessi all'interno del nostro corpo, cioè la relazione che c'è di tutti e quattro gli elementi, la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, all'interno del nostro corpo, che poi si manifesta nello spirito. Perciò c'è una connessione legata al micro e al macrocosmo e ai mondi sottili. Il pentacolo ha una potenza, è un simbolo veramente di una grande potenza, un talismano di grande rilevanza. Silvia Ciprian ci dice: presumo sia consigliato accendere il fuoco in direzione nord-ovest. Corretto. Fare un piccolo altare a nord-ovest, accendere la candela e mettere magari delle offerte,
dei frutti, come vi ho detto, e lasciarli lì tutta la notte, ma lasciare anche da bere, perché i nostri antenati vengono anche per festeggiare questo incontro che avviene una volta all'anno e vogliono banchettare con noi. Io ho un ricordo, ecco, di questa tradizione, quando era piccolo, quando davvero alla sera si lasciava la tavola apparecchiata, il piatto con le castagne in piatto, il vino, quel pezzo di pane, no? Con, esatto. Questo è molto bello. C'è Cristina Castellini che dice: ma che meraviglia, come vorrei essere anch'io in quel bosco domani. Anche Cecilia Martinello dice: anche io vorrei essere in quel meraviglioso bosco domani. Ecco, sì. Ma Anna, che dire, magari il prossimo anno, magari il prossimo anno, chissà che Focus non organizzi un rituale collettivo e possiamo festeggiare tutti insieme. Ci sarebbe un posto magnifico dove vi farei venire, veramente un posto magnifico. Parliamone. Sì. È un parco dove io ho officiato per più di 20 anni. Sì. Un parco archeologico qui vicino da noi, immerso completamente nella natura, è diventato riserva naturale, però conosco molto bene il direttore del parco, ho officiato per 23 anni esattamente lì. E manteniamo la sorpresa per i nostri amici, magari lo organizziamo il prossimo anno e facciamo una diretta da là. Sarebbe una bellissima cosa, sarebbe una cosa grandiosa. Diciamo ai nostri amici che veramente c'era in previsione di fare un grande raduno degli sciamani e poi invece per via delle restrizioni che ci sono state abbiamo dovuto annullarlo. Altrimenti comunque questa sera avremmo avuto sicuro 3-4 sciamani presenti insieme, cioè nel fare questa diretta, ma non ci perdiamo d'animo, quindi sicuramente al prossimo anno. No, io auspico che il prossimo anno questa cosa la faremo dal vivo, così ci potremo abbracciare, sì, e potremo guardarci negli occhi. Come dicono anche Romina, Anselmi, Angela Corvo, dice: sarebbe fantastico, verrei volentieri. Bene, bene, molto bene. Porterò i doni, ecco, Silvana Corazza che ci dice: ciao cara, buonasera Silvana. Cara, lei che organizza il suo bel convegno a Cuneo ogni anno. Porterò i doni allo stagno dove mi contatterò con tutti i miei cari ringraziandovi del dono. Sì. Carlo dice: bellissima iniziativa. Silvana risponde: ah no, stanno guardando con noi. Bellissimo, che cosa meravigliosa. Che peccato. Cecilia dice: sì, ma abbiamo fatto così. Poi alla fine con Calci siamo detti: vabbè, allora facciamo così. Parliamo di quella che è la vera tradizione quest'anno. E poi un altro anno vi lasciamo la sorpresa del posto, della location, che è molto bello, capito che di che cosa stai parlando, e magari appunto lo organizziamo e chi vuole venire potrà raggiungerci. Faremo magari un bel convegno anche lì, no? Così raggiungiamo un po' anche dei nostri amici di Focus. Bellissimo, che cosa meravigliosa. Bellissima iniziativa, dice Giorgina Anna Roma. Bene, bene, molto bene. Sì, sono d'accordo, va bene. No, adesso noi raccogliamo le forze, sì, raccogliamo tutti i nostri intenti, così quando questa... Scusa, ha fatto una bella egregora, perché è passata un'ora e noi siamo ancora tutti qua. Sì, grazie. Se ha funzionato, perché oggi ho avuto praticamente 4 ore di disconnessione dalla rete internet, e ieri praticamente per più di mezza giornata non l'ho avuto, così è successo anche l'altro ieri. Fino alla prossima settimana, fino a martedì prossimo, non mi vengono a fare l'assistenza, perché... E io, ovviamente. No, ci siamo connessi io e Cal alle 21:15 e io gli ho detto: ma senti, ma perché non proviamo a farlo? Facciamolo con la mia piattaforma. E se per caso ti perdo, vorrei dire che siamo sempre in linea, in rete con i nostri amici. Ce l'abbiamo fatta. Telefono e loro ti sentiranno e metterò una tua foto che avevo già pronta da mettere. E invece no, ce l'abbiamo fatta. Devo dire che tutti insieme siamo veramente una potenza.
Allora, un infinito grazie a tutti quelli che hanno sostenuto con l'intento, con questa egregora serale. Sì, senti, ci stanno chiedendo, Silvana, Cipriano, Renato, c'è un numero esatto di pietre attorno alle quali accendere il fuoco? Esattamente, dipende di quale dimensione, di quale diametro il fuoco, però dovrebbero essere 13 per i 13 mesi dell'anno, per le 13 lunazioni. E quindi se uno lo fa a casa può mettere 13 pietre intorno alla candela? Esatto, corretto. Eh? Esatto. Bellissimo. Domani sera anch'io lo faccio. Bene. Metto lì anch'io con la candela. Ecco, domani sera potremmo creare anche un'egregora del genere. Sì. Ci diamo un orario. Io personalmente lo festeggio proprio... A che ora? Poco prima... Io lo faccio poco prima della mezzanotte. Sì, diamoci un appuntamento tutti quanti, amici. Diamoci un appuntamento tutti quanti. Allora, sono pronta. Dimmi. Poco prima della mezzanotte, 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, di modo che ci diamo il tempo di concentrarci un po', sì, ed essere presenti, ed essere proprio... quando dico presenza, di essere connessi in quel momento intorno alla mezzanotte, okay, e di metterci in contatto con i nostri antenati e creare questa grande egregora per cercare di chiedere aiuto anche a loro per questo momento. Bravo, quello che volevo chiederti, dirti, possiamo chiedere aiuto anche ai nostri cari? Che assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Vivendo, che ci aiutino anche a riequilibrare questi squilibri che sono stati generati sul pianeta Terra, che sappiamo bene, insomma, che non è una cosa che è capitata per caso, quindi cioè che ci aiutino. Perciò noi, chi può accendere il fuoco, se no in casa possiamo mettere anche delle pietre, come dire, dei cristalli, per esempio. Sì, fungono comunque da pietre, Anna, sì, certo. Ho comunque delle pietre, 13 intorno, esatto, a una bella candela che lasceremo accesa tutta la notte. Tutta la notte, state tranquilli, non si incendia nulla. Poi ovviamente se la mettete vicino al davanzale con le tende, allora lì c'è il pericolo. Cioè, però se la mettete sul tavolo di casa che non c'è niente intorno, se la candela cade si spegne. Cioè, voglio dire, non... E poi mettiamo anche delle offerte intorno? Assolutamente sì, le offerte. Io personalmente nell'altare metto di tutto di più, dalle zucche ai melograni, ai cachi, alle castagne, ai cachi, i cachi. Io ho raccolto i cachi e i melograni dal mio giardino. Quindi... Fantastico, fantastico. Poi le noci, le castagne, le nocciole... messe tutte lì intorno all'altare, poi ovviamente se ognuno di noi ha un oggetto di potere, io ho questa. Vedere la corona, anche la pietra, bellissima. Ma questa tu quando fai i rituali? Sì, questo è un pezzo unico, è stata fatta da un mio grandissimo amico che è deceduto tantissimi anni fa. L'unico pezzo che ha fatto e me l'ha donato. Lì ha le corna del cervo. Le corna del cervo, esatto. Questo. Adesso non me la, se me la metto c'ho la cuffia. Insomma. Il cervo rappresenta l'animale? Ovviamente sì, ma queste sono anche le antenne per connettersi con le altre, con i mondi di sopra. Bellissimo, molto bello. Bello, bello. Va bene, quindi allora, ragazzi, amici cari, abbiamo capito che domani sera, intorno a mezzanotte, incominciate a connettervi, pensando che saremo in tanti a farlo, e quindi preparatevi il vostro... E richiamate tutti i vostri antenati, anche quelli che non conoscete, i vostri trisnonni, i vostri quadrisnonni, tutti quelli che sono venuti, anche le 10 generazioni prima di voi. Richiamateli tutti. Amateli veramente con grande cuore. Lasciate che il vostro spirito abbracci tutti i vostri antenati. Cioè, senti. Vedrete che le cose cambieranno. Garantire che cambieranno. Io ci credo profondamente, ma voglio solo dire questo, che tutto questo va fatto nel silenzio, non nella musica.
Eccellente, Anna, è proprio così, è proprio così, è proprio così, è proprio così. Perché tanti mettono la musica di sottofondo, invece è il silenzio. Assolutamente. No? Proprio il silenzio più totale. Io ti dico, io faccio sempre, io racconto la mia esperienza, ovviamente, poi io spero che tutti possano viverla nello stesso modo in cui la vivo io. Di notte, ovviamente, quando lo fai all'aperto in un bosco, senti l'allocco, senti la civetta, cioè, insomma, questa è la musica Che c'è di che ti sottofondo. accompagna, no? Che ti accompagna durante il rituale. Sì. A volte c'è il vento, allora senti il fruscio delle foglie, le foglie che cadono, insomma. Però il silenzio assolutamente Quello che ci porta a casa, è è vero? il punto. Sì, Porta a esatto. casa. Guardo ancora che vedo ancora quello che leggiamo ancora questo messaggio. Le offerte che si fa dopo le offerte che stanno, se lo fate all'aperto, le lasciate lì, li mangeranno gli animali o magari qualcuno dei nostri antenati deciderà di portarselo via. Invece lo fai in casa? Lo fai a casa? Io personalmente, se lo dovessi fare in casa, poi li metto in un cesto e li vado a donare in qualche posto, in un prato, in un bosco, vicino a un albero, li lascio lì. Non li butto certo nel secchio della spazzatura. Senti, vedo che c'è Bruno Finvalvo. Ah, sì, Bruno. Bruno. Ciao Bruno. Perché vedi cosa scrive Bruno? Dice: quello che non mi è stato permesso di vivere con te quest'anno, domani sera ti assicuro, a quell'ora sarò vicino a te. Grande Un fratellanza. sì, un grande abbraccio Bruno, uno dei miei amici druidi, lui è nella zona di Ravenna. Sì, bene, bene, incominciamo a creare questa bella Questa unione, grande egregora. L'egregora questa grande egregora, amici cari. Di di Focus 3.0, Anna. Focus 3.0, bravo Cal, così che si fa, mi piace questa cosa, incominciamo ragazzi. Io penso questo, che noi possiamo fare veramente tanto. Se vogliamo cambiare le cose, questo è l'unico modo. Sì, e io ho molto amore per Focus. Ringrazio tanto Enrico Valentini per Che tutto ringrazio anch'io. l'affetto e la stima che lui ha nei miei confronti, che io ricambio con questo mio volontariato di cuore, profondamente di cuore. Proprio dico sempre, io do il mio tempo per dare un contributo all'evoluzione, metto a disposizione la mia professionalità per dare questo contributo in rete. E quindi noi la rete la dobbiamo proprio usare per costruire cose utili, ecco, per camminare. Ognuno troverà una sua strada, ognuno lo farà in un modo diverso, ognuno sentirà risuonare delle cose in un certo modo, altri non le sentiranno risuonare, non importa, ognuno cerca la sua strada, no? E poi la trova. Però noi di Focus abbiamo proprio questo compito di portarvi le tante opzioni, ecco, dell'uomo rispetto ai suoi percorsi di ricerca, no? Come stiamo facendo adesso, cioè questa sera noi stiamo parlando della tradizione dello sciamanesimo, Sì. ecco, ogni cultura e ogni civiltà, cioè, ha fatto i suoi percorsi, però io dico sempre che alla fine poi quello che è importante è camminare, cioè è nobilitare la nostra esistenza, il nostro tempo, no? E se noi non facciamo questo, abbiamo solo attraversato il tempo, ma non abbiamo costruito evoluzione, né per noi singolarmente, tantomeno per l'umanità. Ecco, quindi è bello che adesso noi impariamo a fare questo esercizio, no? A unirci tutti quanti domani sera. E io sono molto contenta di questa cosa. Tanto domani sera. Sono felice anch'io, Anna. Sono felice che la trasmissione è andata, guarda. Io poi, cioè, chi può che sta al giardino, esce, può andare in giardino. La sta in casa, fa il rito in casa, perché tanto fuori non possiamo andare perché abbiamo il coprifuoco, no? Dalle 11 e quindi niente. Perciò io so che domani sera saremo tutti una grande famiglia di Focus, tutti uniti a creare questa bellissima egregora con tutti i nostri antenati. Sarà una roba domani sera, ragazzi, cosa succederà? Faremo cadere la luna.
cada. Ma ci manca pure che cada la luna, Anna, magari fa un po' di reset, va? Dai, ragazzi, grazie a tutti, veramente. Guarda, Silvana Corazza dice: da anni invito a pranzo i miei fratelli per festeggiare e ringraziare i nostri genitori nel giorno dei morti. Bello, grande Silvana. Grande Ivana. Allora, ci salutiamo. Silvana. Sono contenta che questa sera ci hai raccontato davvero quelle che sono le origini di questa cultura, di questa storia dell'uomo, secondo la tradizione. Io ringrazio voi, prima di tutto, Focus 3.0, che mi dà la possibilità di mettermi a vostra disposizione, a disposizione delle persone che ci ascoltano, che ci seguono. E ho veramente piacere di far conoscere le nostre tradizioni, perché ne conosciamo veramente molto poco. È bello far sapere che abbiamo delle tradizioni forti e che ci possono connettere in una nuova realtà, in una nuova dimensione, ci possono far avvicinare di più e che possiamo fare di più per portare a conoscenza tutta una serie di realtà che molto spesso non consideriamo molto poco. E diamo più attenzione a cose che non ci appartengono, che sono lontane dal nostro territorio. Questa è una cosa che ribadisco perché è il mio modo propulsivo di comunicare le cose. Io in questo tempo sono nato in questo territorio ed è giusto che io conosca la realtà spirituale di questo luogo. Questo non significa che non bisogna avvicinarsi alle altre culture, però credo che prima bisognerebbe conoscere la propria realtà, e poi magari avvicinarsi ad altre realtà spirituali, ad altre culture. Senti, E Carlo, poi in quel. Dimmi. credevo avessi concluso. Prego, prego. No, dimmi. No, volevo dire di ricordare ai nostri amici che la prossima settimana ci sei tu con la tua rubrica. Giorno 9, sì, esatto, giorno 9. Ecco, quindi che i nostri amici potranno rivederti presto in questa rubrica sullo sciamanesimo europeo, ecco, quindi con un Esatto. cammino di conoscenza su quella che è davvero appunto la nostra storia, ecco, in quanto sciamanesimo nel territorio dell'Europa, ecco. Allora. Anna, io volevo soltanto ricordare un mio carissimo amico che non c'è più. Sì. Una persona a cui io comunque rimango molto molto legato, che è Ottavio Adriano Spinelli, Ah, beh. Anche noi lo ricordiamo. che grazie Anna. Tanto sappiamo che lui sta meglio di noi, è più vivo di noi, è più vivo di noi. Ci guarda e sogghigna, secondo me, e sogghigna. Noi siamo ancora qua a fare gli esercizi, lui ormai si è già liberato del corpo, di tutti questi problemi, sentimenti, emozioni. Ma io ho una sua foto che mi ha donato, che è proprio lì davanti, che mi guarda sempre. Quindi, e domani sera anche lui intorno alla tavola, va bene? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, Allora, assolutamente sì. io vi ringrazio, cari amici, vedo che mi fate ancora meravigliosa serata. Grazie mille per questo. Bene. Allora, cari amici, davvero di tutto cuore, appuntamento domani sera intorno alla mezzanotte, più o meno intorno a mezzanotte. Mi raccomando, intento. Poi prima leggevo, qualcuno ha chiesto quanto tempo sto davanti alla candela. Ma ragazzi, ma non c'è un tempo, ma prendetevi tempo, non dovete star lì con l'orologio. Magari passano 20 minuti, magari passa un'ora. Se dovete comunicare tanto con i vostri antenati, magari ci state anche 2 ore. Non c'è un tempo, mettetevi in ascolto. Non lavorate sempre con degli schemi preimpostati, non c'è una regola, la regola la fate voi, il rituale è il vostro sentire. L'unico tempo è il tempo del nostro cuore. Esatto, Eh? esatto, esatto. Quindi prendiamoci il nostro tempo. Proprio così, Anna. Bene, allora, caro Can, ti ringrazio infinitamente. Sono Io felice ringrazio te, Anna. di Infinitamente. questo tempo Ti insieme. mando un bacio grandissimo, un abbraccio altrettanto grande. Grazie, grazie. E un bacio grande a tutti.
a tutti i nostri amici, domani sera tutti quanti intorno con la candela. Un abbraccio grande e virtuale a tutti quanti. Grande Gregora, grazie a tutti, grazie da parte di Enrico, anche caro Cal. E allora alla prossima settimana, e noi ci vedremo invece nel salotto di Anna mercoledì. Tutti presenti come al solito, io vi aspetto numerosi come sempre, vi voglio bene. Grazie della vostra presenza. Ciao. Ciao.